questi stramaledetti OGM salveranno il mondo o sono il diavolo? Dipende. E dipende una risposta delle balle. E di questo dipende ne parleremo oggi con Dario Bressanini. Ti volevo chiederti una cosa, proprio per partire leggermente. Dobbiamo preoccuparci o no di questi OGM? No. Allora, no, non dobbiamo preoccuparci perché alla fine della fiera ci sono due motivi per cui non dobbiamo preoccuparci granché. Il primo è che sono iper, super, extra controllati. Quindi prima di essere immessi sul mercato subiscono una serie di controlli che nessun altro alimento subisce. E quindi se c'è qualche cosa potenzialmente di problematico, viene bloccata subito la commercializzazione. E poi è il motivo per cui ce le hanno in mano le multinazionali. Certo che per dei controlli così costosi... Sì, assolutamente, vengono richiesti obbligatoriamente una serie di controlli che sono chiaramente costosi. Quindi insomma le piante alla fine sono come tutte le altre, insomma, hanno subito alcune modifiche, ma noi non pensiamo che quando mangiamo la mela gold ha subito una modifica perché due secoli fa non c'era. Che comunque in realtà sono millenni che noi modifichiamo, sì, il genoma delle piante, in maniera meno precisa volendo. Sì, o si modifica da solo, nel senso che l'evoluzione è sempre attiva. Questo tra l'altro ci dice molto su come ancora l'evoluzione non sia parte del patrimonio culturale comune. Cioè, perché molte persone hanno una ansia, un rigetto e una paura a volte di questi organismi? Perché hanno un'idea fissa delle specie viventi, no? Hanno un'idea del fatto che i pomodori sono sempre stati così, i peperoni sono sempre stati così, le tigri sono sempre esistite. Il mondo naturale lo vedono come qualcosa di fisso, no? Una roba tipo aristotelica, Darwin non è mai arrivato. Allora, da questo punto di vista, se tu gli dici guarda che io cambio e faccio questa piccola modifica che mi rende il mais per esempio resistente a degli insetti, quindi non lo devo spruzzare con degli insetticidi, se tu hai un'idea della natura come qualcosa di fissa, immutabile, addirittura magari creata da Dio, allora la vedi come una roba che potenzialmente può distruggere un equilibrio che in realtà però non c'è mai stato. Ci sono una serie di persone, purtroppo spesso anche medici, che associano grani moderni o l'alimentazione moderna a tutta una serie di malattie, dicendo ah però una volta non era così, una volta si stava bene. Allora l'idea è che se io mangio il grano di una volta, allora sto bene come stava bene mio bisnonno. Poi in realtà appunto il bisnonno non stava poi tanto bene, però c'è questa idea qua. Di fatto sono state fatte le analisi anche genetiche per vedere per esempio se i grani antichi siano meno, come qualcuno sosteneva, più adatti per esempio ai celiaci oppure meno allergenici e così via. Hanno trovato che c'è una variabilità enorme tra i grani. Ci sono alcuni grani antichi che sono potenzialmente più tossici per un celiaco di alcuni grani moderni, in altri casi diversi. Ma perché? Perché durante gli incroci perdi un gene di qui, lo ricopri di là, non è mai stato fatto un miglioramento genetico a quello scopo, quindi quello che trovi è più o meno casuale, no? 1-0 ignition lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon.